Nuovo libro di cucina, il suo nuovo libro di cucina, Le ricette della nonna. Benvenuta Enza. Grazie, benvenuti a voi e sono contento di essere ospite alla vostra trasmissione. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta su RG It Channel. La prima domanda che ti voglio fare è questa. Tu sei di Piacenza, però hai scritto un libro che riscopre le ricette di Modica. Come mai questo gemellaggio Emilia-Romagna-Sicilia? Intanto sono finita qua praticamente perché mi sono sposata a Piacenza, nonostante mio marito fosse anche lui di Modica, diciamo un po' per lavoro lui è finito qui, quindi io l'ho seguito di conseguenza. Ma il mio legame, diciamo abbastanza embrionale, con Modica, la mia città natale, è rimasto tale da farmi venire voglia di ritornare alle origini, non tanto per me, ma proprio per tramandarle ai miei figli, perché mi sono resa conto che loro nascendo qua non hanno niente di vissuto a Modica, perché per ovvi motivi non si può tornare sempre alla città natale. E allora mi sono resa conto che loro, quando io parlavo di un determinato piatto, loro non sapevano neanche di cosa parlassi, e allora ho cominciato a organizzare dei festini tra virgolette con amici, dove io sempre propongo le mie ricette, loro si offrono abbastanza volontariamente ad assaggiarle, e da lì è nata anche la voglia di fare il libro per farlo conoscere. Questo dico, fatevelo anche a voi a casa, perché voglio dire, io cucino anche per voi, però e allora praticamente è nato questo quasi un gemellaggio, che io organizzo la cena, io faccio un piatto modicano da non confondere con i piatti siciliani, perché noi siamo molto molto diversi, almeno su molti piatti, perché abbiamo avuto invasioni diverse, tipo noi abbiamo avuto gli Azitechi, che ci ha lasciato come eredità il cioccolato modicano, che ne vantiamo, e è stato apprezzato anche dal presidente Obama. E per dire, quando si parla della cassata siciliana tutti pensano che sia in tutta la Sicilia. No, io non so cosa sia la cassata siciliana, se non perché mi sono documentata. Da noi la cassata siciliana è tutt'altra roba, è molto più un salato che un dolce. Noi vantiamo, per dire, un piatto, un dolce, che oggi lo mangiamo come dolce, ma quando venne inventato circa nel 1700 era un piatto che i nostri contadini si portavano nei campi, perché era abbastanza nutriente, ed è un dolce fatto con carne e cioccolato, che a discorsi uno dice oddio che orrendo, però quando lo mangi senti che è una cosa, un qualcosa di veramente libidinoso, perché è un'associazione cioccolato e carne che uno non penserebbe mai, come appunto il nostro cioccolato modicano. Cioccolato e peperoncino, dice, come si fa a mettere una cosa piccante in una cosa dolce? Però bisogna veramente provarli, cioè, o piace o non piace. Quindi sono le cose che rendono uniche la cucina modicana, possiamo dire. Esatto, ci distinguiamo un po' per gli altri. Ma tu potevi scrivere un libro su qualsiasi argomento, come mai proprio un libro di ricette? Ma ripeto, è stato proprio per la voglia di tramandarle ai miei figli, ma mi sono resa conto anche che non solo i miei figli non vivono a Modica, ma anche i ragazzi di oggi, che nonostante vivono a Modica, non hanno più quella voglia di conoscere la cultura della nonna. Io comunque mi è rimasto anche un legame con la mia nonna, che adesso non c'è più mia nonna, però questa cosa che la nonna si metteva lì, ci doveva insegnare a cucinare per forza, che noi da piccolo lo vivevamo quasi come un trauma, io non voglio imparare a cucinare, a me non me ne frega niente, e oggi grazie a mia nonna io, per dire, so cucinare. Ha provato anche a insegnarmi a ricamare, quello mi sono rifiutata categoricamente da piccola, e oggi ancora oggi non me ne può fregare di meno di saper ricamare, sono stata un po' ribelle su quella cosa lì. Poi il cucinare un po' era un po' un gioco per noi, mettere le mani in mezzo alla farina e poi la pasta e poi mettere lì davanti al forno e vedere cosa venisse fuori, tipo quando facevamo il pane, era una sorpresa. E queste cose qua, ma sono un po' stanno scomparendo, come ed è un peccato, perché comunque le culture vanno portate avanti, sia se ci sei in quel paese sia se vai via, comunque andare in capo al mondo, ma la tua cultura non devi mai rinnegarla. Benvengono le nuove culture, però la tua non rinnegarla mai. Ecco perché io appunto a Piacenza ho cercato un po' di trovare anche gli altri siciliani, da non confondere con la gente che pensa che noi tendiamo a ghettizzarci, perché io sono amica di tutti e
mi piace uscire con tutti, però se c'è un siciliano, insomma, diciamo che abbiamo un qualcosa che quasi sembra che abbiamo lo stesso DNA, abbiamo voglia di conoscerci, però comunque siamo amici con tutti, non che certa gente dice ah ma voi ci tendete a stare tutti insieme, no, assolutamente, cioè io lavoro con piacentini, con milanesi, con gente di ogni nazionalità, addirittura non solo di ogni regione d'Italia, perché ormai in Italia siamo di diverse culture, meno male, a me piace questo confronto di cultura, come per esempio mi piace fare anche couscous, per dire, però comunque cioè, la voglia della cultura di portarla avanti, la propria cultura, è stata così grande da voler fare un libro di ricette. Io ti dirò, mi sono letto tutto il libro e vi assicuro, amici, fa venire l'acquolina in bocca. È che sono sempre in giro, ma appena un attimo passerò anch'io all'azione e poi lo racconterei ai nostri amici. C'è veramente di tutto. Io sono attirato in modo particolare dai dolci, però veramente hai fatto una selezione di ogni portata. È stata dura selezionare le ricette? No, ho selezionato, infatti come dici tu, selezionare non sono tutte, sono quelle più significative e quelle più antiche, perché poi la fantasia e gli anni hanno portato sì che le ricette venissero rinnovate, infatti come adesso la Nouvelle Cuisine, queste ricette, ce ne sono diversi libri comunque di ricette modicane in giro che sono state rivisitate da grandi chef, però a me è piaciuto portarlo così com'era, come la mia nonna le rappresentava a me, l'ho voluto ripresentare, che tu magari oggi sei in casa, oddio non ho niente in casa, cosa faccio? Se guardi bene, in una casa non mancherà mai lo zucchero, non mancherà mai la farina, non mancherà mai il lievito, e viene fuori un qualcosa se si ha voglia, sia parlando di ricette modicane ma anche una ricetta tradizionale del proprio paese, perché poi gira di gira, ci sono delle cose che sono molto simili e la lavorazione è diversa, cambia il nome ma ci sono delle cose comunque simili, però voglio dire, io l'ho voluto riproporre così come mia nonna le proponeva a me, semplici nella loro genuinità, perché è quello che ci manca, che sta scomparendo, perché quanto vale una cosa semplice se le cose tutte elaborate possono dar spettacolo all'occhio, però il palato, ricordiamoci che ha sempre bisogno di assaggiare un qualcosa di puro, semplice, la purezza. Assolutamente sì. Scusami. Ma dicevo assolutamente sì. Quando le ho selezionate ho pensato la ricetta è quello che io mangerei tutti i giorni, però senza comunque togliere quella particolarità del pranzo della domenica, che comunque sono cose semplici che puoi fare in un attimo, togliendo qualcuno tipo l'arancina che devi mettere dietro due giorni prima, però comunque con ingredienti semplici che compri tutti i giorni al supermercato. Enza, dove possiamo trovare il tuo libro? Il mio libro è acquistabile solo online, perché per scelta economica ho scelto di pubblicarlo con la Bupen Editore, che è una di quelle case editrici on demand, ma proprio una questione che io non volevo guadagnarci assolutamente niente, quindi purtroppo ci sono quelle case editrici che vogliono specularci con questi nuovi scrittori, io non mi sento una scrittrice e l'ho fatto solamente per tramandare una cultura, quindi ho scelto questa casa editrice per non spendere io in primis, e a sua volta la gente quando lo compra, insomma, non spende tantissimo, cioè, quindi si può acquistare solamente online cercando il mio nome oppure il nome andando sul sito della Bupen. Beh, oppure me stessa, perché se qualcuno me lo chiede io ho le copie e gliele faccio avere tranquillamente, però appunto ripeto, è stato fatto questo libro non per avere dei guadagni, perché per guadagnare sul libro sappiamo come funziona, ormai lo sanno tutti, però solo per far conoscere la mia cultura e a sua volta tra le righe è nascosto il mio carattere, perché per conoscere un popolo bisogna conoscere la propria cucina. Beh, poi dicevamo un costo accessibilissimo per tutti, quindi può essere anche magari un bel regalo da fare, che ne so, alla fidanzata, al fidanzato, per metterlo... Ma anche alla propria mamma, il mio libro è andato a Ruba quando... per la festa della mamma mi sono state ordinate queste copie da regalare alla propria mamma con abbinato il cioccolato modicano, perché ripeto, il cioccolato modicano, per chi non l'ha assaggiato pensa il cioccolato, io non mangio cioccolato, il nostro cioccolato ha molte meno calorie, ha una particolarità che si scioglie in bocca prima ancora che lo metti, praticamente non si scioglie tra le mani, se lo metti tra le mani, ma quando lo metti in bocca ti rimane, perché è granuloso, non è come il cioccolato che si scioglie perché è fatto con burro di cacao, il nostro è fatto con pasta di cacao, che è ben diversa, ed è sicuramente un'idea regalo
apprezzata e utile allo stesso tempo, perché comunque non è un libro che ti metti lì sul comodino, te lo leggi ed è finito lì, è un libro che tieni tutti i giorni in mano, quindi deve essere la bellezza di questo libro è che tu te lo tieni lì, hai voglia, te lo sfogli, fai sperimenti la ricetta e io sono disponibile, infatti ho lasciato sul libro la mia mail, che se qualcuno ha bisogno di sapere, ma è così anche per confrontarsi, sono disponibilissima a rispondere su quali sono i segreti di quella ricetta e se vuoi fare delle particolarità, perché proprio non l'ho voluta modificare proprio per lasciarle così originale, qualcuno addirittura quasi rubata, diciamo presa a forza, perché per avere queste ricette io sono andata a disturbare tra virgolette tante persone anziane, grazie anche al collegamento del lavoro che faccio, perché io lavoro con gli anziani, oggi lo faccio a Piacenza questo lavoro, ma fino a pochi anni fa lo facevo a Modica, quindi ancora tante persone anziane, oggi novantenne ma ancora in gamba, che fanno le cose in casa, e sono state disponibilissime a passarmi le loro ricette che si tramandano di famiglia in famiglia e sono quasi gelosi della loro cultura, però hanno avuto un occhio di riguardo per me, mettiamola così. Enza, tu sei anche ovviamente su Facebook, ci siamo tutti, come facciamo a chiederti amicizia? Penso di essere l'unica in serio zia al momento, per quanto ne so, comunque sono accessibile a tutti, no? Ho un profilo pubblico, nel senso che chi mi cerca mi trova subito, e anche una pagina i fan di Enza, perché sono un pochino fanatica, e lì si trovano sia le ricette, non tutte perché altrimenti i segreti non posso svelarli subito. E chi mi cerca mi trova subito, ecco, perché anche se non hanno l'amicizia possono interagire con me, è stato fatto di proposito. Ricordiamo ancora il libro, quindi Le ricette della nonna, Enza Iuzia. Grazie Enza. Grazie a voi, ciao Andrea. Un programma di